La prima lettura abbiamo sentito la storia di Giona, uno stile dell'epoca, ma come c'era qualche pandemia, non sappiamo, nella città di Ninive, una pandemia morale forse, era proprio per essere distrutta. E Dio manda Giona a predicare, preghiera e penitenza, preghiera e digiuno. Davanti a quella pandemia, Giona si spaventò e scappò. Poi il Signore, per la seconda volta, lo chiamò e lui accettò di andare a predicare questo. E oggi tutti noi, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa, preghiamo. Giornata di preghiera e di digiuno, di penitenza, indetta dall'Alto Comitato della Fratellanza Umana. Ognuno di noi prega. Le comunità pregano, le confessioni religiose pregano, pregano Dio, tutti fratelli, uniti nella fratellanza che ci accomuna in questo momento di dolore e di tragedia. Noi non aspettavamo questa pandemia, è venuta senza che noi l'aspettassimo, ma adesso c'è e tanta gente muore, e tanta gente muore da sola, e tanta gente muore senza poter fare nulla. Tante volte può venire il pensiero di ma a me non tocca, grazie a Dio mi sono salvato. Ma pensa agli altri, pensa alla tragedia e anche alle conseguenze. Le conseguenze economiche, le conseguenze sull'educazione, le conseguenze, quello che avverrà dopo. E per questo oggi tutti fratelli e sorelle, qualsiasi confessione religiosa, preghiamo Dio. Forse ci sarà qualcuno che dirà, ma questo è relativismo religioso e non si può fare. Ma come non si può fare pregare il Padre di tutti? Ognuno prega come sa, come può, come ha ricevuto dalla propria cultura. Noi non stiamo pregando l'uno contro l'altro. Questa tradizione religiosa contro questo. No, siamo uniti tutti come umani, come fratelli, pregando Dio, secondo la propria cultura, secondo la propria tradizione, secondo le proprie credenze. Ma fratelli pregando Dio, questo è l'importante. Fratelli facendo digiuno, chiedendo perdono a Dio per i nostri peccati. Perché il Signore abbia misericordia di noi, perché il Signore ci perdoni, perché il Signore fermi questa pandemia. Oggi è un giorno di fratellanza guardando l'unico Padre, fratelli e paternità, giorno di preghiera. Noi l'anno scorso, anzi a novembre dell'anno scorso, non sapevamo cosa fosse una pandemia. È venuta come un diluvio, è venuta in un colpo. Adesso ci stiamo svegliando un po'.
ma ce ne sono tante altre pandemie che fanno morire la gente. E noi non ce ne accorgiamo, guardiamo da un'altra parte, siamo un po' inconscienti davanti alle tragedie che in questo momento accadono nel mondo. Soltanto vorrei dirvi una statistica ufficiale dei primi 4 mesi di quest'anno, che non parla della pandemia del coronavirus, ne parla di un'altra. Nei primi 4 mesi di quest'anno sono morti 3.700.000 persone di fame. C'è la pandemia della fame. In 4 mesi quasi 4 milioni di persone. Questa preghiera di oggi per chiedere che il Signore fermi questa pandemia ci deve far pensare alle altre pandemie del mondo. Ne sono tante. La pandemia delle guerre, della fame e tante altre. Ma l'importante è che oggi insieme e grazie al coraggio di chi ha avuto questo alto comitato della fratellanza umana, insieme siamo stati invitati a pregare ognuno secondo la propria tradizione e a fare una giornata di penitenza, di digiuno e anche di carità, di aiuto alle altre. Questo è l'importante. Nel libro di Giona abbiamo sentito che il Signore, quando vide come era reagito il popolo, si è convertito e il Signore fermò quello che lui voleva fare. Che Dio fermi questa tragedia, che fermi questa pandemia, che Dio abbia pietà di noi e che anche fermi le altre pandemie tanto brutte, quella della fame, quella della guerra, quella dei bambini senza educazione. E questo lo chiediamo come fratelli, tutti insieme. Che Dio benedica tutti noi e abbia pietà di noi. Un caro saluto a tutti, sono Josef di Battipaglia della provincia di Salerno, in sud Italia, e anch'io condividerò e condivido la giornata di preghiera che il Papa ha indetto per il 14 maggio, invitando tutti i rappresentanti delle diverse tradizioni religiose affinché possa cessare presto questa pandemia e per costruire quella fraternità sociale di cui il mondo ha bisogno. Buongiorno a tutti, io sono Giulia Santoro, ho 20 anni e sono di religione ebraica. Volevo ringraziare, in quanto giovane ebrea, il Comitato Supremo per la Fratellanza Umana per aver lanciato questo giorno di preghiera e di digiuno per tutta l'umanità, giovedì 14 maggio. Per noi il momento del digiuno è molto importante, oltre che simbolico. È un momento durante il quale l'essere umano si astiene da ogni sorta di piacere e dal mondo, come dire, terreno, ed entra in connessione. È un momento molto spirituale, intimo, durante il quale appunto si entra in completa connessione con la preghiera e si riflette molto. Ecco, quindi
Ringrazio per questa bella opportunità, molto importante, e saluto tutti voi. A presto. O oh Allah, tu che sei l'Altissimo, il Compassionevole, il Misericordioso, io ti prego di perseverare l'umanità intera, di proteggere la vita di ciascun tuo figlio, di aiutarci a superare e a sconfiggere questo virus tanto temuto da noi esseri deboli. O oh Allah, Subhanahu wa Ta'ala, restituisci a noi la salute e la sicurezza di cui godevamo, ma che nessuno ne aveva veramente capito il vero valore. Fa che questo mondo sia più unito, più umano, rendi ogni cuore più fraterno verso il prossimo. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi taqabbal da'watna. Om Asat Om Asat Gamaya. Dall'ignoranza conduci tutti noi alla verità. Tamasoma Jyotir Gamaya. Dal buio conducici alla luce. Mrityurma Amritam Gamaya. Dalla morte rendici immortali. Om Shanti Shanti Shanti. Che ci sia pace tra di noi. Che ci sia pace tra tutti gli esseri, che ci sia pace nei cieli. Questo è un importante inno sanscrito che recitiamo costantemente. Oggi più che mai il nostro pensiero va a tutte le persone che hanno perso i propri cari, a chi ancora sta combattendo questa dura battaglia e a chi purtroppo non ce l'ha fatta. Mancano i parenti e gli affetti più cari, ma sono creature dell'universo. E nel loro silenzio e nella loro solitudine sono accolti dalla luce e dall'abbraccio della divina coscienza. Ci auguriamo che queste preghiere li accompagnino costantemente. Noi preghiamo per loro. Oggi l'umanità è prostrata dalle difficoltà, dalla tristezza e dal dolore. Il mondo è intriso di lacrime, ma grazie a Dio il rimedio è alle porte. Quando i nostri pensieri sono invasi dalle amarezze di questo mondo, volgiamo lo sguardo alla dolcezza della compassione di Dio, ed Egli ci manderà la calma celeste. Se siamo incalzati dalle difficoltà, non dobbiamo fare altro che rivolgerci a Dio e dalla sua grande misericordia riceveremo aiuto. La spiritualità è il più grande dono di Dio. Nella tristezza e nell'avversità volgiamo il viso verso il regno di Dio e la consolazione celeste scenderà su di noi. Oggi la luce dell'unità del genere umano incomincia ad illuminare il mondo e presto il vessillo dell'armonia divina e della solidarietà delle nazioni sventolerà in alto nei cieli. L'alito dello Spirito Santo ispirerà tutto il mondo. O popoli e nazioni, sorgete e lavorate e siate felici. Adunatevi sotto il baldacchino dell'unità del genere umano. La terra è un solo paese e l'umanità i suoi cittadini. Fate che in essa vi regni l'armonia. Il testo è tratto dal libro La saggezza, che è una raccolta di discorsi tenuti da Abdu'l-Bahá, figlio di Baha'u'lláh, fondatore della fede Baha'i, a Parigi nel 1911.